Un nuovo botaverb per aiutarti a svegliare fuori quegli amici un po' troppo filosofi. Dove hai preso? Vado ancora? Sì, sì. Ah! Ebbene sì, Simone Bergamasco Doc. In parte si usa soltanto qui da noi. Se vai in Toscana, non hanno idea di quello che stai dicendo. Non sei riuscito a capire una parola di quello che ha detto. Quindi, carissimo toscano che stai guardando il video, iscriviti al canale. Scoprirai tutti i botaverbs lombardi. Matta mia, Lea 50! Loredana, Carlo, Mini e Marco hanno suggerito il potaverb di oggi, trasferito a me sotto forma di messaggio vocale da Cristina. Ma che cosa vuol dire? Di non star lì a cinquantare tanto. Nei potaverbs. Matta mia, Lea 50! Significa non fare troppa filosofia e mettiti all'opera, che con le parole non tiri insieme niente. Una call to action molto precisa, da usarsi anche in maniera un po' scocciata. Hai finito di star lì a cinquantare, vieni a darmi una mano! E puoi usarla anche con un tono un po' deluso, magari in combinazione con altri potaverbs. Sì, sono uscita col tipo, ma ragazzi, è uno di quelli che sta lì a cinquantare tanto, ma alla fine non tira insieme niente. Del resto, bresciani e bergamaschi sono famosi per la loro predisposizione ad agire. Ovviamente di questo potaverb ci sono molti omologhi italiani. Ecco un esempio cinematografico. Gli ex presidenti sono i migliori che ho mai visto, da sempre. Se potessi. Avete finito di farvi le seghe con la cassetta? Avremo bisogno di dargli un'occhiata anche noi. Non stare lì a cinquantare. Fai come gli amici che hanno suggerito il potaverb di oggi. Lo puoi fare nei commenti. Qui puoi trovare l'intera serie sui potaverbs. Che aspetti? Vai a vederla. Hai finito di star lì a cinquantare? Di lei, non la cagna che avevo dietro. No, non lo sa perché lui è... Non hai ciaccato. Esatto, la ciacchi per piacere. No. Allora che io a me c'è. Davanti al faccione. Davanti al faccione.